Ci sono diverse analisi, c'è un disagio all'interno dei nostri giovani, peraltro voglio anche sottolineare che spesso sui media si rappresentano i giovani italiani come se fossero come dire, tutti demotivati, problematici e quant'altro. In realtà io giro le scuole, non è così, trovo tanti giovani meravigliosi con tanto entusiasmo, poi c'è anche un disagio oggettivo che va affrontato a 360 gradi, è un disagio che probabilmente è connesso, ovviamente io non sono un esperto e quindi non mi permetto di dare giudizi che potrebbero essere avventati, seguo quello che mi paiono le indicazioni più sagge da alcuni elementi. Il primo elemento certamente è il condizionamento dei social, questo ormai lo sostengono in tanti, e poi anche le conseguenze dell'isolamento da Covid. Certamente è una società complessa quella che ci troviamo di fronte e quindi è una società che anche dalla scuola richiede sempre più risposte efficaci.